dico solo l'ultima cosa, che è questa: negli ultimi 2 anni sono stato profondamente impegnato all'interno di alcune grandi aziende italiane nel creare una nuova modalità di sviluppo commerciale. Noi veniamo da una lunga serie di rapporti commerciali, di stili di vendita basati sulla coercizione, sulla pressione, su compra, guarda, 30 euro di meno, sì, compra adesso. Questa cosa qui non solo non piace più a nessuno, ma ha creato un abbattimento della volontà di acquisto, perché non ti puoi più fidare ormai, tutti quanti ti vendono di tutto. E noi abbiamo lavorato con le aziende in una cosa che ho chiamato empatia e autorevolezza nella relazione col cliente. Significa che gli parliamo un po' in maniera empatica, quindi entriamo in contatto creando un rapporto con l'altra persona, un rapporto umano. Prima si crea un rapporto umano con la persona, poi quando abbiamo saputo creare un rapporto umano, allora a quel punto parliamoci del motivo per cui siamo lì. E quindi qual è il nostro rapporto d'affari, cosa possiamo acquistare, vendere, fare, come crescere insieme, ma tutto solo e unicamente perché abbiamo saputo instaurare un rapporto umano che è fatto di buona comunicazione, è fatto di buona comunicazione, di scambio vero, di fiducia vera. Tante volte, specie le persone timide, non riescono a creare immediatamente uno stato di empatia. I timidi sono timidi, io sono timidissimo, anche se qualcuno non, magari potrebbe non crederlo, ma in realtà è sì, è così. Se ho fatto poi il mestiere della voce è perché ero molto timido. In realtà, quando conosci il codice e provi a parlare con volume basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti e sorriso dolce, tutte le persone che incontri piano piano ti si avvicinano. È una cosa di una semplicità unica, ma che può veramente cambiare totalmente i nostri rapporti in famiglia, nelle aziende e insomma nella società. Grazie. Eccezionale come sempre, soprattutto per una semplice cosa, no? Che le cose grigie sono semplici, facilmente ripetibili, come gli americani, just do it. Quindi possiamo provare negli ambiti personali e professionali. Purtroppo non abbiamo il microfono, quello wireless, quindi o vi alzate per fare domande oppure venite qua al tavolo. Per rompere, ti chiedo due domande. Uno, se hai mai affrontato queste tematiche anche nel mondo dell'infanzia, può essere di no. Invece due, nell'ambito del commerciale, quello che dici tu sarebbe, come dire, una bibbia per alcune persone che conosco bene, appoggio la tua idea. Io spesso creo la relazione, non è detto che vendo subito, però dopo che c'è relazione posso anche dirle adesso devo vendere ora. Quindi sono d'accordo con te, soprattutto le aziende americane in cui l'ottica del profitto è sempre in crescita e non esiste aumento della stabilità. Come sei riuscito in questi grandi manager delle multinazionali, cosmai, a farli capire che devono cambiare idea? Allora, la prima cosa è quella che mi piace di più, perché questo, io credo che questa cosa dovrebbe essere presa come riferimento in tutte le scuole elementari, in tutti gli asili, perché queste povere maestre, perché diciamo pure che una maestra con 30 scalmanati davanti, che poi vengono attivati dalla maestra stessa, nel senso che la maestra poi dopo 5 minuti si arrabbia e puntualmente, da che zitti, silenzio, poi comincia a urlare, battere, purtroppo quello che la maestra non sa e che non sa quasi nessuno è che i bambini, più reagisci in maniera così molto nervosa, più sentono che hai perso la calma e hanno vinto loro. Quindi ogni volta che noi ci arrabbiamo di fronte a un bambino stiamo dicendo: caro bambino, sei più forte di me. Quindi non è vero quella stupidaggine, scusate la parola, ma in realtà è così che ci viene detta: no, tu urla più forte così vinci. Non è valido con i bambini e non è valido a maggior ragione neanche con le persone adulte. Sì, con i bambini ho un piccolo programmino su Skype che si chiama ABC parlare con i piccoli, che va in onda tutti i giorni sul canale, su 137, che è il canale Easy Baby, quello proprio per i bambini, insomma, per fare in modo, anzi il claim è: genitori non si nasce ma si diventa. E quindi in quel canale racconto un po' come si fa a parlare con i bambini, come si fa a entrare in contatto con loro quando devono fare la pappa, quando sono invidiosi, quando fanno i capricci, il primo giorno di scuola, la nascita del fratellino, insomma tutte le classiche situazioni che
conosciamo tutti, che riguardano le famiglie. Con i bambini è molto più facile, perché se tu parli con il codice che vi ho detto, ricordate, volume medio-basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti, sorriso dolce. Se tu parli con i bambini così, stai parlando la loro lingua, perché loro stanno facendo semplicemente, loro quando si arrabbiano stanno cominciando a entrare nel nostro mondo, ma loro erano nel liquido amniotico, stavano bene. Arrivando nel mondo evidentemente cominciano a doversi confrontare con altre cose, ma il ritorno allo stato di benessere e piacere evidentemente è una cosa che ogni bambino, ma anche ogni adulto evidentemente dentro di sé sta cercando. Col bambino, quando parli in quel modo, immediatamente la sua risposta è proprio una risposta forte, immediata. Poi i bambini, abbiamo fatto una ricerca all'interno di una scuola con uno dei miei collaboratori che si chiama Bernardo Paoli, che è uno psicologo, e abbiamo fatto un lavoro, lui è bravissimo, insieme alle maestre, a creare rapporto con i bambini. Doveste vedere come i bambini di quarta e quinta elementare imparano a usare la voce, l'espressività, e si divertono a essere